strada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la contrada di Collonc, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Buongiorno, noi siamo la contrada di Collonc e siamo qui per proporre per l'evento cuochi di contrada spezzatino di pecora con polenta e funghi chiodini. Voi, dai che non. Eccoci qua con i nostri ingredienti: spezzatino di pecora, una carota, una cipolla, un gambo di sedano, della polenta già preparata in questo caso, degli aromi, salvia e rosmarino, del vino. Qui abbiamo dei funghi chiodini che abbiamo già preparato precedentemente. Iniziamo con la preparazione del piatto. Mettiamo la carne in una terrina. A bagnomaria. A bagnomaria col prosecco. Aggiungiamo la carota, mescoliamo un attimo. La cipolla. E il gambo di sedano. Dopodiché la lasciamo riposare in frigo per una giornata. Trascorso un giorno andiamo a prendere la nostra carne che ha riposato. A questo punto asciughiamo per bene la nostra carne. Asciuga la carne, si procede alla rosolatura. A questo punto aggiungiamo un po' d'olio d'oliva su una teglia per rosolare la carne. Dopodiché una breve rosolatura, si aggiungono degli aromi. Utilizziamo salvia e rosmarino, avvolti in una garza e sigillati con del filo. E aggiungiamo ulteriore vino. A questo punto aggiungiamo la carota e la cipolla e il sedano. Dopo che abbiamo sfumato con il vino la carne, ricopriamo il contenitore della carta stagnola e la mettiamo 3 ore in forno a 170 gradi. Adesso in tank aspettò un'ombra del prosecco. Ah sì, perché non tutto il prosecco va messo nella pecora. Bisogna anche nutrire un po' il personale che lavora appresso queste cose, giustamente. E prendiamo la pecora. E se prende la pecora. A questo punto ci accingiamo al taglio della polenta. Fettine spesse 1,5 cm, che andiamo ad abbrustolare nella pentola. Qui abbiamo i funghi chiodini già preparati precedentemente. Abbiamo rosolato in una padella uno spicchio d'aglio. Abbiamo aggiunto i funghi, lasciati cuocere con un coperchio per 25 minuti. Poi tolto il coperchio li abbiamo lasciati asciugare per altri 4-5 minuti e alla fine a fuoco spento abbiamo aggiunto del prezzemolo. Pareccio una tola per il pranzo e andò anche attorno a bottiglia di vino sulla canneva. Perché nessuno sa che il vino sta più sulla ghiaia e dopo questo. Tiriamo fuori il nostro spezzatino dal forno. Eccolo qua. Andiamo a prendere i nostri contorni e procediamo con l'impiattamento.
aggiungiamo la polenta e infine i nostri funghi. Ecco a voi il piatto. E dalla contrada di Colon, spezzatino di pecora con polenta e funghi chiodini. Buon appetito! Angelina, lo come? Bon. È bon? Sì. E domani mangi la fede? Una volta non si mangia le fede, se le tenia per la lana. Ma però la genera qua sulle fede, no? Sì, anche a mio nonno che ne aveva. Anche tuo nonno? Sì, una dopo famiglia che ne era per la lana, per fare i calzini dopo, le maglie di lana, perché una volta non ve ne era tante botteghe da comprare stoffe. Ma le bon su serio, le bon. Il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando da Facebook, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando da YouTube o da qualche altro sito. La finale tra le due borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 20 presso la 113esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e far parte della giuria, invia un messaggio WhatsApp, un SMS o telefona al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello, tra piatti preparati da cuochi inconsueti.